Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntata farò una breve sintesi, ma comunque dettagliata, di tutte le funzionalità del radiotelecomando del GP Toys RC F2C. Al centro del telecomando svetta il grosso pulsante di accensione e spengimento. Alla prima pressione si ha l'accensione, alla seconda pressione si ha lo spengimento. La seconda leva a sinistra, posta sul radiocomando, controlla sia il comando di quota e di atterraggio, quanto i comandi di rotazione. Spingendo la levetta in avanti si ha la salita del mini drone, quindi la salita in quota. Spingendo la levetta verso il basso si ha la discesa della quota. La levetta di sinistra inoltre controlla anche la capacità del drone di ruotare e, premendo la levetta in modo orizzontale verso sinistra, si ha una rotazione antioraria del drone, mentre facendo muovere la levetta alla vostra destra, sulla destra, si ha una rotazione oraria del drone. La leva di destra invece controlla la direzione del moto del mini drone. Spostandola in avanti, il drone si sposta in avanti rispetto alla sua prua. Tirandola in basso, la levetta, il drone arretra. Muovendola verso sinistra, il drone si sposta lateralmente a sinistra. Muovendola a destra, il drone si sposta lateralmente a destra. È particolarmente importante ed utile la funzionalità Headless, che è indicata dal pulsante X. Quando questo viene premuto si accende la relativa luce e il drone, in qualsiasi posizione sia, non vi dovete stare a curare di dove sia la prua o la poppa del drone. In qualsiasi posizione esso sia, in modalità headless, quando muovete la leva in avanti il drone si allontana, quando muovete la levetta verso il basso il drone si avvicina a voi, quando muovete la levetta verso destra il drone si sposta a destra, quando muovete la levetta a sinistra il drone si sposta lateralmente a sinistra. La calibrazione dei comandi è particolarmente importante. Ponete il drone su un luogo piano e piatto, afferrate le due levette e tiratele una verso ore 5, l'altra verso ore 7. Mantenete premuto per 2 secondi, le luci del drone bipperanno e al termine dei 2 secondi la calibrazione dei comandi sarà stata effettuata. Questo permetterà di avere un comando e controllo più efficace. Il controllo ciclico della potenza dei motori è posto sul pulsante di destra del radiotelecomando. Al primo clic si attiva la potenza minima dei motori, al secondo clic si attiva la potenza media, al terzo clic si attiva la potenza massima. Se cliccate nuovamente tornate alla potenza minima. La funzionalità di Auto Return o ritorno d'emergenza si attiva premendo il pulsante indicato dalla X. Appena lo premete, il drone ovunque sia ritornerà immediatamente nella linea retta più breve verso di voi. Tenete presente che, in caso di emergenza, se tra voi e il drone in linea immediatamente di retta vi fossero degli ostacoli, vi potrebbe essere, diciamo, dei danni o comunque un ostacolo che verrebbe colpito. In questo modo, per disattivare immediatamente
nel 1000 l'autoritorno, occorre o ripremere il pulsante una seconda volta oppure premere semplicemente la modalità del comando in avanti e viene automaticamente bloccato il ritorno immediato di emergenza. Il pulsante sul lato sinistro del controller attiva il flip control, ossia il volo rovescio. Al primo clic si ha il rovesciamento del drone, al secondo clic si ha il ritorno alla posizione iniziale. Per effettuare queste manovre acrobatiche fate adeguatamente quota e attivate i motori almeno alla potenza media, oppure meglio se quella massima. Premendo il pulsante indicato, il drone effettuerà degli screenshot e il piccolo illuminatore alla destra bipperà identificando che l'operazione è in corso ed è terminata. Saranno effetti luminosi anche sul piccolo drone in relazione a un cambio di luce di colori. Premendo invece il pulsante indicato si effettua l'inizio della registrazione audio-video e l'indicatore sul radiotelecomando bipperà in modo rosso continuo. Il drone emetterà delle luci colorate alternate tra rosso e blu e quando una volta avrete terminato la cattura audio-video ripremete il pulsante e qualche secondo il drone continuerà ad emettere delle luci perché starà ad indicare che il processamento del flusso audio video è ancora in atto e quando le luci termineranno vuol dire che il file è stato salvato sulla memory card. Premendo il pulsante indicato una prima volta attivate le luci, gli effetti luminosi del drone, la seconda volta invece li disabilitate. Questa opzione serve quindi per abilitare potenzialmente un volo notturno o un volo diurno. Attualmente la normativa proibisce il volo notturno. Ci sono poi i pulsanti per il controllo di deriva per il volo a punto fisso. Vi invito a leggere cosa dice il manuale nell'utilizzo di questi comandi e in questa descrizione in modo sintetico e superficiale non ve ne sto a descrivere. Queste sono le funzionalità principali del radiotelecomando, non ce ne sono altre. Tenete presente che per elaborare le immagini in audio e video occorre toglierle e quindi rimuovere dalla memory card che è incapsulata dentro la telecamerina che viene incastrata ventralmente nel mini dronino e che poi la memory card tramite un piccolo lettore USB incastrato dentro vi permetterà di caricare i file registrati in formato MP4 oppure JPEG, quindi importandoli dalla memory card e poi conservarli digitalmente o elaborarli digitalmente con del software delle immagini o con un software di audio e di video. Questo è tutto, ciao, alla prossima!